Giornata, come dire, burrascosa? Ma no, un po' frizzante, dai, usiamo questo termine più primaverile in consiglio regionale. Perché? Perché c'era all'ordine del giorno almeno un paio, anzi tre, provvedimenti che potevano creare qualche grattacapo alla giunta. Il primo riguardava la regolamentazione con modifica alla legge sull'agricoltura e sulle foreste e i boschi, dell'utilizzo delle moto nei boschi e della possibilità di sostituire ai boschi delle aree coltivabili. Con una serie di malumori da parte delle associazioni ambientaliste. Ebbene, su questo fronte, il fatto che noi abbiamo presentato come PD una pregiudiziale, il fatto che la maggioranza aveva capito di non essere solidissima, ha portato a un rinvio, della questione in commissione. Quindi se ne riparlerà in commissione, dove tenteremo di rimettere un po' a posto alcuni pezzettini di questa legge che rischiava di essere un po' troppo permissivista nei confronti, delle moto, e dei mezzi a motore da un lato e della possibilità di andare a intervenire su boschi anche di 30 anni dall'altro. L'altra questione era quella del referendum sulla legge Merlin. Ebbene, su questo abbiamo discusso molto, anche troppo francamente, in aula e poi alla fine la maggioranza si è salvata per un voto. Ci volevano 41 voti per ottenere l'approvazione del referendum abrogativo della legge Merlin. Ci è riuscita la maggioranza con il voto anche del presidente di turno del Consiglio Cecchetti, che di solito non partecipa al voto. Però ci è voluto anche il suo voto, era in aula anche Maroni e poi ci è voluto anche il soccorso di alcuni del Movimento 5 Stelle che hanno votato con la maggioranza sostituendo i voti che mancavano alla maggioranza del nuovo centrodestra. Complimenti dunque al Movimento 5 Stelle che salva la faccia e salva anche la politica e la propaganda di Maroni e della Lega. E l'altro provvedimento era una mozione urgente sulla dote scuola dopo la sentenza del TAR che metteva in mora una parte dei criteri della dote scuola. In questo caso la maggioranza ha detto che non voleva discuterne, quindi non ne abbiamo discusso in aula perché probabilmente la maggioranza la riteneva potenzialmente imbarazzante. Giornata frizzante, come dicevo, che testimonia una volta di più come Maroni abbia qualche difficoltà a gestire temi particolarmente delicati. Cosa significa questo? Significa solo che questa regione va avanti a rilento e che si parla più che di provvedimenti utili per i lombardi, di varie ed eventuali con una forte dose di propaganda. Ti remo innanzi, cosa devo dirvi? Vedremo quanto durerà.